mancanza del numero legale. Sono le ore 18:12. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Io credo che al di là che questa seduta non viene considerata legale perché non c'è il numero, io credo che tutti dovrebbero avere rispetto per i cittadini e cogliere questa occasione, visto che c'è una presenza importante, visto che la seduta è chiusa del Consiglio, credo sia giusto dare le doverose informazioni ai presenti. Proprio nel rispetto che abbiamo sempre avuto dei cittadini e delle loro prerogative. Quindi io comunque, anche se non c'è il Consiglio Comunale, leggo quello che avrei comunque in apertura di seduta. Chiedo così forse si sente meglio. Quello che in apertura di seduta io avrei dovuto comunicare al Consiglio. Al primo turno delle comunali, alle liste di centrodestra, per pochissimi voti, hanno superato il 50% dei voti di lista. Quindi cioè che gli elettori assegnano ai partiti e alle liste che sostengono il singolo candidato. Tra il primo turno e il ballottaggio, i due candidati maggiormente votati, cioè Tabaro e il sottoscritto, hanno operato i cosiddetti apparentamenti. Gli apparentamenti sono consentiti e previsti dalla legge. Con gli apparentamenti ogni candidato rafforza sulla base della condivisione del proprio programma la compagine che lo sosterrà al ballottaggio. Ritengo innanzitutto di dover precisare che prima del turno di ballottaggio avevo richiesto alla segretaria e all'ufficio elettorale di verificare la questione. Entrambi, sentita anche la prefettura, ho avuto anch'io un incontro con il viceprefetto Pizzi, mi avevano assicurato che in caso di apparentamento la governabilità sarebbe stata garantita. L'ufficio elettorale addirittura mi aveva anche fornito alcune simulazioni in relazione agli apparentamenti. Su tale fatto la segretaria, su mia richiesta, ha fornito una relazione scritta. Le nuove coalizioni, il numero dei voti complessivo conseguito al primo turno, faceva sì che in caso di mia vittoria al ballottaggio, come avvenuto, ci sarebbe stata una situazione di 10 consiglieri assegnati al centrodestra e di 10 consiglieri assegnati al centro-sinistra, oltre al sindaco eletto che, come sapete, ha diritto di voto. Il comune sarebbe quindi stato amministrato da una maggioranza, forse non molto ampia, ma sicuramente unita sui programmi e sulla progettualità per la nostra città. Questa era la situazione nota prima del ballottaggio. Dopo il ballottaggio, dopo la mia elezione a sindaco, sulla quale non ci sono né ci possono essere dubbi o interpretazioni, l'ufficio elettorale centrale di Porto Gruaro ha deciso che non dovevano essere sommati né voti complessivi delle liste a sostegno dei candidati al ballottaggio, i voti di quelle liste appartenenti che non avrebbero avuto il primo turno superato il 3%.
Veniva quindi dal Presidente dell'Ufficio Elettorale Centrale ratificata una situazione con 11 consiglieri assegnati al centrodestra e 9 al centrosinistra più un sindaco. Questa sede non è la sede di un tribunale e noi non siamo chiamati a esprimerci sulle diverse interpretazioni, ma un dato però è certo, è previsto, in quanto elezione diretta del sindaco, che l'elettorato possa votare disgiuntamente esprimendo dalle precise volontà e preferenze in tal senso. Il 50,15% delle liste si controbatte contro il 47, qualcosa del candidato sindaco che era il loro candidato. L'aggregazione delle forze in campo al secondo turno non può essere vanificata. Non si spiegherebbe altrimenti l'utilità dell'apparentamento volto a facilitare ulteriori aggregazioni di liste nelle prospettive di stabilità e di efficienza operativa degli organi comunali. La volontà del legislatore di garantire la governabilità è chiara e deve essere assicurata. Su tali questioni è stato presentato un ricorso al TAR che esprimeva nel merito della sola composizione del Consiglio Comunale in ottobre. Il TAR ha respinto la richiesta di sospensione della convalida degli eletti. Sulla decisione del TAR di negare la sospensiva ho ritenuto di fare ricorso al Consiglio di Stato, di non fare ricorso al Consiglio di Stato per evitare il voto totale del Consiglio. È evidente che se il TAR non accoglie il ricorso, chiederò di opporre appello al Consiglio di Stato perché ricercherò fino in fondo quanto è necessario per tutelare il voto dei cittadini. Altra questione è che un candidato consigliere per lo personale, per tutelare il proprio interesse legittimo, abbia eccepito sull'assegnazione di un seggio ricorrendo in questo senso al Consiglio di Stato. Tale ricorso è ovviamente legittimo, anche in passato vi sono stati ricorsi elettorali individuali, ricordo quello di Rifondazione e quello del consigliere Tangelo della Corcovado Vogliano. Il Consiglio di Stato si è espresso per la sospensiva dell'ordinanza del TAR e quindi, sentita a riguardo la segretaria e avendo ricevuto una nota del legale, ho ritenuto doveroso e obbligatorio confermare la convocazione del Consiglio Comunale pur in assenza di un consigliere che risulta per ora sospeso. Sulla legittimità della seduta è pervenuta questa mattina una diffida da parte del legale del consigliere Tavaro. La segretaria generale, alla quale compete esprimere su tale questione il parere previsto dalla legge, ritiene che il Consiglio Comunale, essendo un organo rappresentativo e non un collegio perfetto, può riunirsi anche in assenza di un consigliere. L'ordinanza del Consiglio di Stato ha sospeso l'ordinanza del TAR con riferimento alla richiesta del signor Confortin e quindi deve ritenersi riferita al solo seggio oggetto del ricorso. Non c'è nessuna volontà di impedimento nei confronti del signor Floreani. Il Consiglio di Stato potrebbe, peraltro, fin dal 25 agosto, ripristinare ruolo e funzioni. La sua posizione è solo per ora sospesa.